Come lo chiamiamo? I preferiti. I preferiti di che? E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì. Torna l'autunno, ragazzi, e quindi riscoperta di nuovi sapori antichi che risuonano nuovi vista la nuova stagione. E allora ci è venuto lo schiribizzo di fissare quello che di volta in volta, direi solo sì, quello che di volta in volta ci saltava alla mente come questo mi è mancato, questo è un preferito. Cominciamo? Beh, cominciamo. Allora, l'autunno. Questo è un video che ci hanno richiesto in molti, no? Non c'è a grande nessuno. Richiesta, no, sì, è stata grande richiesta, veramente. Anzi, è un video che noi avevamo smesso di fare, i preferiti, ma che vista la questo mese, la verità del... non che gli altri non fossero veri, è che erano un po' ripetitivi, ma ci è venuto in mente che proprio abbiamo mangiato queste cose con un vero gusto e ve le vogliamo condividere. Va bene, ognuno risponderà a quello che crede, giusto? Certo. La tua colazione preferita del mese? La mia colazione preferita del mese è caffè... e la merendina tomacchio. Anche tu? Quale? Ma veramente? La classica? E invece la mia colazione preferita del mese è stato il ritorno del cappuccino fumante con la schiuma. Ma no, non è vero, ma scusami. Non ho finito. Ah sì, non è finito. Con la schiuma fatta quella da me, quella col caffè solubile, vi metto la ricetta da qualche parte, adesso apparirà la slide, ed è un cappuccino spettacolare, viene un cappuccino allucinante e come merendina, come prodotto da forno, la tomacchio rivisitata, hanno fatto la tomacchio integrale con olio d'oliva. Buonissima, buonissima, si sente un po' il retrogusto dell'olio d'oliva, ma a me non dispiace affatto. Allora, il cibo che hai riscoperto questo mese, io ne ho due. Allora, è stato un periodo molto pieno di zucca, e quindi ho riscoperto la zucca e basta. Invece io ho riscoperto, poi ne ho un altro che ho messo come sfizio, ve lo dirò in un secondo momento, ma come cibo che ho mangiato veramente tanto, sì, la zucca anche io, buonissima, l'avete vista anche sul canale o la vedrete in svariate ricette, ho in mente anche delle cose fantastiche che farò molto presto, ma soprattutto quello che proprio ho mangiato in maniera goduriosa, i fichi d'India. I fichi d'India mi sono piaciuti un sacco in questo mese. Beh. Buoni croccherelli, buoni buoni. C'è il video su come spucciarli, va bene? Yes. Il prodotto apri e gusta del mese. Apri e gusta del mese. Del periodo, dai. I ringo vanno bene? Sì, no, no, i ringo no, i baiocchi. I baiocchi, il bambino ha mangiato i baiocchi. No, nostalgico e mi compro i baiocchi ogni tanto. Benissimo, invece il mio prodotto apri e gusta, e mi avete anche rimproverato in un vuota la spesa, sono stati i ceci. Ah. Allora, i legumi. Io d'estate, e in questo periodo qui, sì, l'autunno si sta avvicinando a grandi passi, ma come vedete siamo ancora a maniche corte, ragazzi, ci sono ancora... 30 gradi qua, sì, non si è che fa grandi questo... passi all'indietro. Allora, io in questa stagione ho amato i legumi e soprattutto i ceci come sostituto della carne. Naturalmente con 35-30 gradi non mi metto a cuocere i ceci, ma ho trovato veramente un grande conforto e un grande alleato nella scatoletta. Se una scatoletta è controllata e non ha additivi particolari, secondo me è meglio mangiare un legume in scatola che non un cadavere fresco, voglio dire. Ora qui io sono onnivora, la mangio la carne, però sto cercando di ridurre il più possibile. Però non la mettere sul piano religioso, eh? Perché sei onnivora, allora le altre religioni non vanno bene, cose. No, non devi fare così. Siamo tutti fratelli. Onnivori e non. Onnivori e non. Va bene, questo è ovvio, però anche perché io lo sono, però cerco di limitare l'assunzione di proteine animali. Derivanti da carne, perché poi proteine animali nel formaggio io ne mangio, però le proteine animali derivanti da carne faccio fatica, e anche da pesce in questo periodo faccio molta fatica ad assumerle, e quindi ho sostituito con i legumi e soprattutto con i ceci, che hanno una versatilità ampia di utilizzo, e quindi sono il mio prodotto aprigusta preferito. Elettrodomestico del periodo?
Il forno a microonde. Me l'hai rubato! L'hai letto? Dove mi hai risposto? Non l'ho letto. Comunque sì, il forno a microonde, cominciamo ad avere di nuovo il piacere delle bevande calde, vero? Il lattuccio caldo, il cappuccino caldo, la mattina un po' di venticello spira, quindi la cosa fa anche piacere. È il posto più veloce in cui cucinarlo è il microonde. Bene, bene, andiamo. La passione del periodo. La passione del periodo? Boh. Per me, devo dire, sono stati e sono tuttora i gelati, ma non tutti i gelati, un gelato, il Luc. Io tutta l'estate e anche parte dell'autunno, parte di questa stagione, che è ancora estate comunque, quando ci sono quei picchi di caldo e tu magari sei vestita un pochettino più pesantina perché la mattina c'era freschetta e sei uscito con la magliettina a tre quarti, invece dovevi uscire in canotta, almeno in Sicilia succede così. Trovo ristoro nel mangiare un Luc e mi piace anche la liquirizia. Bravo, sono contento. E tu? No, io non ne ho. Non hai passioni, sei un tipo spassionato. Bravo. Poi, la novità che ti è più piaciuta. La dico io. Dai, dillo. Le nuove merendine Kinder. Come si chiamano? Non lo so, vi mettiamo la foto comunque. Le merendine Kinder sono una sorta di wafer con sopra uno strato di cioccolata Kinder. No, buone. Non è sopra, è dentro. No, è sopra. No, è dentro. È sopra. C'è una sola cialda. No, sono due cialde con dentro. No, è una sola cialda. È una sola cialda, che siccome le ho messe in frigorifero si è appannata, ma è una sola cialda, il cioccolato è sopra. Vabbè. Tranquillo. Ed è buonissima, anche perché è venduta in pacchettini da due, ma ogni cialdina è abbastanza grande e ha soltanto 65 calorie, quindi come mini break, pensateci, perché è goloso, buono, un po' dannifico, ma buono. Allora, la ricetta del mese. La ricetta del mese che ti è più piaciuta? La cheesecake ai peperoni. Buona, buona, vi mettiamo il link. Mentre per me la ricetta più buona, che non è proprio una ricetta ma è proprio una cena, è l'aperiticena. Io molto spesso per cena ho mangiato quello, siccome ci mettevamo a vedere film su Netflix o così in TV, sgranocchiavo e mangiavo le cose giuste senza sgarrare, ed è molto saporita e buona. Poi la pizza del mese. La pizza del mese l'ho mangiata ieri sera. Anch'io l'ho mangiata ieri sera, è quella la zucca. È una pizza prototipo, veramente. La pizzeria ancora non l'ha messa sul menù, me l'hanno fatto provare in anteprima. Ed è una pizza buonissima. Di tu cosa c'era? C'era, era una pizza. Passa la linea ombretta. Era una pizza buonissima con crema di zucca, poi base di mozzarella su cui era stemperata della scamorza affumicata, dello speck. Bacon. Del bacon e dell'erba cipollina, buonissima, veramente una buona pizza. Da tanto non mangiavo una pizza che mi lasciasse quel gusto della... Che stai facendo? Benissimo, grazie Ombretta per il collegamento. Andiamo avanti. Non ci posso credere. Il ricordo legato al cibo del periodo. Sì, ricordo al cibo del periodo. Quando andavamo a raccogliere le castagne, poi mangiavamo la salsiccia, questa qua vale. Buone. Come ricordo? Vale come. Quindi ricordo. La scampagnata. La scampagnata, sì, quelle là autunnali dove vai a raccogliere un pochettino i frutti della. Invece io ho un ricordo nostalgico. Sentiamo la nostra corrispondente Ombretta. Un ricordo nostalgico legato all'estate. Abbiamo smesso di andare a mare, purtroppo, perché lo stabilimento balneare ha chiuso. Però il ricordo più bello che ho legato al cibo era la granita che mangiavo al posto del pranzo a mezzogiorno in riva al mare. Cioè la granita davanti al mare. Quello è il ricordo. Guarda, c'hai il lacrimone agli occhi, voi non li vedete, ma c'è il lacrimone. E se volete anche voi assaggiare una granita, anche se ve la dovete degustare in balcone, vi lasciamo i link delle granite buonissime che abbiamo fatto giù in descrizione. Bene, un ricordo veramente nostalgico. Il supermercato del mese. È sempre quello là dove andiamo a fare la spesa. La Lidl quest'anno dando grandi soddisfazioni. Sì. Peccato che, ripeto, io ribadisco l'invito alla Lidl a mandarci un buono di almeno 200 euro. Sì. Bene, perché ti ha mandato i cornetti. Mi ha mandato i cornetti, mi aspettavo qualcos'altro dentro. Però li ha mandati a te. Benissimo. Va bene, comunque, la Lidl è un buon supermercato perché ci ho trovato i pigiami per l'autunno, per me, per Enzo, per
Gabriele, ho trovato il cosino per il viso. Diciamo che accompagna la spesa a dei momenti che lui odia di divagazione dalla vera e propria spesa, ma che comunque supportano una donna che magari lavora poco tempo per andare in giro a cercare cose. Quindi questo della Lidl mi piace, anche perché i prodotti che propone sono di buona qualità. Basta! Se no veramente ci devono mandare l'assegno da 500 euro. No, lo aspettiamo. Lo sfizio del mese. Io ne ho uno costosissimo. Lo sfizio del mese? E che cos'è? Quella cosa da mangiare che ti sei sfizio. Potevano essere i baiocchi, però oramai te li sei bruciati. Allora io bruciati. Dico i baiocchi. No! I baiocchi, sì. Baiocchi? Sì, per me i baiocchi perché mi ricordano l'infanzia, quando a scuola me li portavo come merenda. Te la ricordi tu la merenda che portavi a scuola? Il cioccolì e il panino al latte. Buono, anche quello. Mentre per quanto mi riguarda, il mio sfizio del mese sono state le noci fresche. Le noci fresche, le noci spettacolari, fresche. 1 chilo 10 euro. 10 Maledetti. Euro al chilo. Le ho comprate per due volte, me lo sono voluto godere questo sfizio, ne mangiavo 3 a sera. Buone, perché io le noci le posso mangiare solo quando sono fresche e si pelano. Quindi, capisci Lidl, se spende 20 euro per le noci fresche, 150 euro non bastano di buono, saliamo a 200, 250. Basta. Quindi dopo questo muto, abbiamo aperto un muto, no? per mangiare le noci, sì, abbiamo dopo questi muto. Preferiti del periodo di passaggio tra l'estate e l'autunno, diteci qua sotto quali sono i vostri preferiti e se ne avete di simili ai nostri. Beh, fateci sapere. Bene, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sempre qui su Due Cuori e una Cappa. Noi pubblichiamo il giovedì e la domenica, se non ci sono imprevisti. Salvo imprevisti e quindi basta. Ringraziamo la nostra corrispondente da qua dietro, Ombretta Fusco, e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao, che ti sei bevuto?